Buonasera a tutti. Direi che visto appunto anche la partecipazione numerosa già adesso, partiamo anche con qualche minuto di anticipo. Come battuta, dicevo che siamo troppo efficienti perché veramente alle 18 eravamo quasi tutti presenti e insomma, dovremmo poi capire come nella riforma l'assemblea è stata un po' così cambiata, se funziona così bene, almeno in termini di presenza, ma insomma, al di là della battuta avremo tempo un po' per approfondire il disegno di legge quando avrà fatto anche un po' di presentazione sui territori. So che se non sbaglio domani, mi dicevano, l'assessore la presenta, quindi vedremo un po' anche noi di capire un po' di elementi. E oggi, come avete visto, abbiamo due punti all'ordine del giorno. Partirei con l'appello, quindi lascerei la parola al segretario. Buonasera, io parto con l'appello. Logicamente non è un appello in ordine alfabetico, ma in ordine dei componenti dei vari comuni, in ordine alfabetico del nome dei comuni. Gatti Stefano, Presente. Zendri Gianfranco, Giovanazzi Manuel, Pilati Marco. Allora, Rosi Roberta ha comunicato la sua assenza. Battisti Nadia. Todesco Presente. Manuel. È assente al momento. Momento assente. Okay. C'è. Astolfi No, aspetti, è Alessandra. presente. Sì, Tedesco Manuel c'è. Okay. Astolfi Alessandra. Astolfi assente. No, c'è presente, la vedo ma non la sento. Presente È presente, la vedo. allora. Ok. Poi assente risulta Marzari Alberto, Pumpermaier Marco, Pumpermaier, Non pervenuto. io non Non lo c'ero, vedo. no. Intanto lo segno Intanto assente. segniamo assente. Poi risulta comunicato l'assenza anche Manica Andrea. Ma l'ho visto prima. Manica? Sì. Presente, ci Aspetta. sono. Ah, c'è. Ah, ok. Presente. Nicolò Di Franco. Presente. Tonetta Massimo. Aspetta che... Moiola Cristiano. Assente. Berti Michele, Presente. Bettini Paolo, No, Bettini lo segniamo assente intanto. Riolfatti Alessandro, L'ho visto. Riolfatti non l'ho sento. visto. Prima era collegato, sono sicuro, adesso però non lo vedo. Intanto lo segniamo assente, poi verifichiamo. Poi mi risulta, almeno ha comunicato l'assenza, Bonatti Valentino, Zaffoni Mattia, Adami Presente. Fabrizio, Vedo anche quello. Caglierotti Davide, Martinelli Mattia, Egon Angel, o Angeli? Angeli, Angeli, scusa. presente. Mulic Fabio. Fatio non l'ho visto prima. Presente. De Biasi Moreno. Mi risulta assente Di Lucia Sara. Salvetti Andrea, Bisoffi Lisa, Broz Presente. Massimo, Platzer Massimo, L'ho visto presente prima. Siamo di sì.
C'era, io sono sicuro. Platzer? Penso sia Massimo quel nome, ma prima l'avevo visto. Però non mi risponde. No, intanto lo mettiamo assente allora. Bortolotti, Walter? Che qua sono in ordine alfabetico, dipende da come hanno scritto il nome, quindi non lo vedo. Niente. Fumanelli, Marco? De. Poi dovrebbe essere assente perché ha comunicato Cagliari, Franco? Pros, Luigi? C'è. Ok. Mi sentite? Io sono presente. Riolfate Alessandro. Ah. Ecco, infatti, io mi risultava prima il 17. Ok, allora. Aspetta, grazie. Grazie. Ti tre mi risultano? 24. Io ne ho 24. Però secondo me Massimo 24, ma il con Massimo poi Platter Massimo non so se c'è. Proviamo. Alessandra Stolfi ha alzato la mano, ma noi mi sa che non la sentiamo, purtroppo. Adesso vi sento, ci sono anch'io. Ecco, noi la vediamo, prima l'ho vista, ma non riusciamo a sentirla. Alla consigliera Stolfi. Consigliera, noi l'abbiamo segnata presente, è entrato Gianfranco Zendri. E noi l'abbiamo segnata presente, però purtroppo... Sì, si ho visto. Ok. E, appunto, noi la segniamo presente, però non riusciamo a sentirla, quindi se nel frattempo prova a cambiare dispositivo, uscire e rientrare, magari riusciamo a risolvere la questione. Zendri Gianfranco c'era, era già presente. Ah, ok, probabilmente si è collegato nel frattempo allora. Facciamo solo una verifica, scusa. Facciamo intanto una verifica. Vai. Uno, due, ok, Gatti, Zendri, Giovanazzi, Pilatte, Rosi, sento che è Battisti, Tedesco, Astone. Adesso vediamo il consigliere Platzer, ci sente? Perché noi lo vediamo collegato. Scusate. Eccolo. Ci sono, ecco. Scusate, mi è caduta la connessione un attimo. Nessun problema, grazie. Presenti. Allora, siamo 25 presenti, quindi l'assemblea è regolarmente costituita. E avete, beh, ormai un po' tutti l'abbiamo sperimentato nei comuni, quindi insomma la difficoltà del collegamento non ci facilita. Abbiamo scelto comunque oggi di tenere questa assemblea così, con questa modalità, perché l'argomento in trattazione, come avete visto, è fondamentalmente uno che si suddivide in alcuni punti, ma ha bisogno di un approfondimento anche diciamo visivo, e quindi abbiamo ritenuto fosse più consono e più semplice questo tipo di convocazione, più semplice per un discorso di trasporti, di mobilità, e visto che poi non prevediamo che la trattazione del punto sia molto lunga, abbiamo pensato di facilitare un po' tutti i consiglieri in quest'ottica. Spero sia l'ultima assemblea così, nel senso che vi preannuncio già, ma ogni volta vi preannuncio e poi non realizzo, ma su questo ci stiamo lavorando, che e quell'assemblea che avevamo previsto per la fine di novembre, inizio dicembre, sul tema della mobilità sostenibile, ci stiamo ancora lavorando, e poi su questo magari ci aggiorna l'architetto Piccioni. Abbiamo già una disponibilità di massima per un prossimo futuro di un incontro. Questo sì, lo tenevamo in presenza, ci tenevamo a dirvelo con un po' di anticipo, perché insomma sarebbe un argomento interessante, importante, anche la modalità con cui lo trattiamo, secondo noi, ha particolarmente senso se fatta in presenza. Quindi adesso, appena riusciremo a avere la data
di disponibilità degli interventi, vi comunicheremo il momento che si terrà qui in sede della comunità. In quel caso vi chiederemo la presenza, di dichiarare prima la presenza per un motivo organizzativo, perché abbiamo un tot di posti per il momento, poi qui sapete che il tema è... No, adesso dovremmo... siamo a posto con la capienza piena. Per cui riusciamo a... Ok, perfetto. Beh, comunque... Non c'è più la regola della... Benissimo. Beh, meglio ancora, insomma... A meno che non cambi qualcosa da qui a una settimana. Per adesso puoi farla. Perfetto. Per cui, insomma, dai, comunque speriamo di poter procedere. Io devo nominare gli scrutatori, e il preambolo era anche per questo, perché purtroppo anche le votazioni forse ci porteranno via più tempo della trattazione dei punti, proprio perché sapete che dovremo fare l'appello nominale. Allora, non ho ben chiaro il senso degli scrutatori in una votazione di questo tipo, ne stavamo discutendo prima, però insomma io nomino, e la mia logica di nominare sono gli ultimi due collegati. Però visto che Massimo Plaster c'è e non c'è, meglio di no, allora avrei pensato di nominare Pros Luigi e Fumanelli, no, Pro Luigi no, scusi, chi è che avevo segnato? Fumanelli Marco e Zendri Gianfranco. Fumanelli Marco e Zendri Gianfranco. Se non ci sono obiezioni, soprattutto di chi ho nominato senza chiederglielo. Ok. Sì, va bene, va bene. Grazie, gentilissimi. Allora, beh, insomma, oggi, come dicevo, la trattazione del punto è singola, si tratta di una serie di modifiche che sono intercorse, adesso andremo a vedere esattamente nel dettaglio come e perché, sul comune di Ala, e anche qui una battuta un po' per stemperare, nel senso che poi appunto, visto che la distanza diventa ancora più difficile, però ci siamo trovati, io che sono Angeli, l'architetto che è Piccioni, a parlare del comune di Ala, e questa cosa mi faceva un po' sorridere dal punto di vista, insomma, dei nomi. Ma al di là della battuta, lascerei subito la parola all'architetto per illustrarci nel dettaglio le modifiche che sono necessarie, insomma, da approvare oggi. Volentieri. Buonasera a tutti. Ah, scusate, l'ultima cosa, se non ci sentite avvisateci, perché noi qui abbiamo una serie di dispositivi, per cui anche se spesso non vi parliamo è perché stiamo guardando il PC, ma in realtà noi siamo inquadrati di là, quindi anche su questo a volte non è disattenzione, ma è... è pluripunti di multimediali, ecco. Scusa, la roba della nome... Sono sul desktop. Ah, scusa. Okay. Sul desktop. Devo chiudere questo. Sì, anche questa. E sono qui. Ok, relazione. Sì, buonasera a tutti. Allora, l'argomento oggetto dell'assemblea odierna riguarda la variante al piano territoriale di comunità per errore materiale. Occorre premettere che nel 2019 la comunità della Vallagarina è stato approvato dalla giunta provinciale il piano stralcio del piano territoriale di comunità in materia di aree agricole, quindi di aree agricole di pregio e aree agricole normali, tra virgolette, del piano urbanistico provinciale, di aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di aree e di ambiti ecologici e di protezione fluviale. Quindi all'interno di questo piano, che appunto ha riguardato i territori comunali di tutta la Vallagarina, quindi 17 comuni, successivamente all'approvazione, sono pervenute da parte dell'amministrazione comunale di Ala alcune richieste di correzione di errore materiale, in quanto è stato riscontrato che alcune previsioni del piano territoriale di comunità che hanno effetto conformativo e quindi prevalgono sulle previsioni dei piani regolatori subordinati, contrastavano con le previsioni dei piani stessi, sia con le previsioni del piano regolatore, nel caso del Comune di Ala, vigente al momento dell'approvazione del piano, quindi nel 2019, sia con quello che è stato elaborato in fase successiva e che è in vigore attualmente. In particolare, le non conformità riguardavano alcune aree agricole di pregio del PUP, voglio ricordare che il piano territoriale di comunità va a definire, a specificare meglio alcuni limiti del piano urbanistico provinciale e conseguentemente all'adozione del piano stralcio,
il PUP era stato adeguato e diciamo reso coerente con le previsioni del piano di territoriale di comunità da parte della provincia. Allora, in maniera molto precisa, quindi la procedura della legge urbanistica provinciale prevede che nel caso di errori materiali riscontrati all'interno della cartografia o delle norme di piano, sia possibile ricorrere a una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria di variante al piano, diciamo. E in particolare una procedura che è individuata nell'articolo 44 della legge 15 del 2008. Questa procedura prevede che i comuni o le comunità, a seconda degli strumenti urbanistici che sono oggetto di variante, che siano piani regolatori, piani territoriali di comunità, possono correggere questi errori materiali attraverso una procedura che appunto prevede, diciamo, una approvazione da parte degli organi competenti, quindi il Consiglio Comunale o nel nostro caso dell'Assemblea, e che il primo passaggio, la procedura presuppone che poi venga inviata la delibera di approvazione alla provincia, al servizio urbanistico, il quale valuta le varianti che sono state appunto proposte e esprime un parere. Nel caso in cui il parere sia positivo, si può prescindere dal secondo passaggio in assemblea o in consiglio comunale e quindi diventa efficace, diciamo, la prima delibera di adozione. E successivamente a questo si procede alla pubblicazione sul BUR della stessa e quindi poi entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR. Nella sostanza, adesso io scorro che è più comodo, non so se avete avuto modo di vederla, la relazione, ma che illustra in maniera molto puntuale quelle che sono state le varianti oggetto, eccole qua, allora faccio magari un ingrandimento. Allora, sulla variante numero 1, la vedono loro? Sì, ecco, indicata con numero 1, riguarda un ambito. Allora, il piano territoriale comunità ha introdotto alcuni ambiti di protezione fluviale. Gli ambiti di protezione fluviale si dividono in ambiti idraulici, di protezione idraulica, ambiti di protezione ecologica e ambiti di protezione paesaggistica. Gli ambiti di protezione idraulica, che sono le aree di esondazione o particolarmente sensibili agli interventi idrologici, eccetera, sono ancora rimaste incardinate sul PGUAP, quindi non rientrano a livello normativo in quelle che sono invece le norme del piano territoriale di comunità. Mentre gli ambiti di protezione fluviale di valenza ecologica e paesaggistica sono declinati all'interno del piano territoriale. Nel caso specifico, nell'area numero 1, siamo in prossimità dell'innesto con il fiume Adige, il corso d'acqua è stato individuato e diciamo in sponda sinistra orografica era stata indicata un'area di valenza ecologica. Queste aree di valenza ecologica derivano dall'applicazione di una formula matematica, da un logaritmo che era stato predisposto dall'APPA e che faceva parte di alcune linee guida che davano indicazione su quali erano le ampiezze di queste aree, tenendo in considerazione una serie di parametri, per esempio l'indice di funzionalità fluviale, la distanza del punto dalla fonte, la pendenza delle rive, una serie di elementi, insomma, che inseriti in questo logaritmo dava più o meno ampiezza alle aree. Ma questa operazione matematica doveva essere poi verificata sul campo, perché nel caso in cui, per esempio, la stessa area di protezione si sovrapponeva per esempio a delle aree coltivate o peggio ancora urbanizzate, e questa doveva essere in maniera puntuale ridotta in modo tale da non comprendere queste aree, perché su questo tipo di destinazioni la valenza ecologica è considerata nulla.
Ancor più se per esempio c'è una strada che taglia un'area, e questa costituisce un limite e quindi è verso il fiume, diciamo che può essere considerata valenza ecologica, oltre no. Nella fattispecie del punto 1 è stata inserita appunto una valenza ecologica, attribuita una valenza ecologica e anche paesaggistica ad un'area che in realtà nel corso degli anni era stata oggetto di interventi antropici abbastanza importanti. Parliamo di un'area che negli anni 70 era stata spianata e creato un piazzale, un'area molto pianeggiante sulla quale era stato poi costruito il cantiere comunale e che quindi aveva una serie anche di costruzioni, dei capannoni, dei depositi eccetera, e che successivamente poi è stata invece dismessa di un'area che è proprietà, quest'area è proprietà del comune. C'è un'area verso la vostra destra, diciamo, che è coltivata, che è un vigneto, invece è proprietà privata, e invece sulla sinistra l'area più ampia, che vedete in corrispondenza del numero 1, è un'area delle ferrovie dello Stato, sulla quale ci sono anche degli accordi con il comune per la cessione, per l'utilizzo in forma pubblica, diciamo, dell'area. E comunque è un'area che è stata soggetta a neocolonizzazione, per cui c'è una vegetazione che non ha nessun valore né dal punto di vista ecologico né forestale, solo che nella proiezione dell'ortofoto era stata letta come un brano di vegetazione ripariale in maniera non corretta. L'amministrazione ha evidenziato il fatto che inoltre queste aree hanno una destinazione pubblica da sempre, da decenni, e quindi questo vincolo che risultava dalla posizione di questa, dall'individuazione di queste aree di protezione, contrastava in termini anche di utilizzo e di fruizione delle aree stesse con destinazione pubblica, per cui chiaramente questa era stata fatta diciamo una valutazione non precisa del luogo, e quindi si è proceduto a ricondurre il limite delle aree ecologiche al limite dell'argine del torrente, e quindi a ripristinare, a far coincidere, diciamo, questo limite con il limite anche di quelle che sono le destinazioni individuate dal piano regolatore comunale. E quindi c'è una riduzione di queste due aree di valenza ecologica e paesaggistica degli ambiti ecologici di protezione fluviale. La seconda area, che vedete questo punto, si tratta di un compendio edilizio rientrante in un'area agricola di pregio. Anche qui è stata scambiata a livello di ortofoto e planimetrico questa costruzione, che ha delle caratteristiche particolari perché è una forma rettangolare molto lunga, e trattandosi all'interno di un'area agricola è stata scambiata con un capannone di natura zootecnica o comunque con una destinazione agricola. In realtà si tratta di un edificio che è stato, che era una volta nel tempo la sede della stazione, non so, mi ricordo se forestale o della finanza, e che in realtà adesso ha una destinazione residenziale, che avrebbe avuto un grosso vincolo se si fosse mantenuto all'interno delle aree agricole, perché chiaramente per esempio interventi anche sul bonus facciate per esempio non sono applicabili in questo tipo di aree eccetera, ma comunque era dovuto il riconoscimento a questo ambito come ambito residenziale sostanzialmente, che appunto conferma la destinazione dell'attuale piano regolatore, per cui quest'area è stata espunta dalle aree agricole di pregio del PUP e insieme alla sua strada, al suo accesso, e quindi è stata ripristinata la coerenza con le previsioni del piano regolatore. Le altre varianti sono numerate con il numero 3 e 4, anche qui si tratta di aree che il piano territoriale di comunità ha compreso all'interno delle aree agricole del PUP, e in realtà sono un compendio costituito da due abitazioni che anche in questo caso sono sia nel piano regolatore attuale sia in quello previgente, erano considerate come edilizia consolidata, per cui diciamo che vi faccio vedere magari
molto velocemente scorro le fotografie, vedete questo qua è il numero 1, il piazzale su cui sorgeva il cantiere comunale, sulla destra c'è un brano ancora che si vede di contenuto assettamento agricolo. Questo qua è il piazzale che è stato erroneamente compreso nelle aree con valenza ecologica. Questa è la zona delle Ferrovie dello Stato che si è, diciamo, progressivamente ricoperta di vegetazione. E questo qua è la parte più a sud. E la strada, ecco, c'è una strada arginale che taglia quello che è appunto la continuità anche comunque di questo ambito boscato rispetto al torrente e quindi fisicamente ne interrompe la valenza. Queste sono le foto storiche che testimoniano come l'area sia stata nel corso degli anni oggetto di interventi antropici che ne hanno, insomma, modificato gli assetti morfologici e anche i valori ecosistemici. Questo vedete qui, qui c'era proprio nel 94 era ancora costruito il capannone che poi è stato demolito, qui c'è la cartografia riportato e adesso l'area è sgombra come ho fatto vedere prima dalle fotografie. L'altro punto, questo siamo detto, ecco l'altra, l'altro edificio è questo, di cui ho accennato, visto dalla foto aerea, vedete insomma la consistenza dell'edificio è importante, non si tratta appunto di un edificio che abbia funzioni agricole o di altra natura zootecnica, ma sono puramente residenziali, per cui è stato corretto come vi ho descritto. E infine questi due edifici, che sono due edifici eccoli qua, 1 e 1, 2, numerati col numero 3 e 4, sono questi qui, con le loro aree pertinenziali, sono stati appunto anche questi qua stralciati e vedete il Tiaregine 2006 e del 2019 li individua come aree residenziali consolidate, per cui direi che abbiamo proceduto ad allineare queste indicazioni del piano territoriale di comunità con quelle che erano l'effettivo stato dei luoghi che era stato poi confermato anche dai piani regolatori che si sono succeduti nel corso degli anni. C'è da dire che sono pervenute da parte di altre amministrazioni richieste di correzione di ulteriori materiali, per cui diciamo che questo tipo di procedimento si concentra sulle aree ricadenti all'interno del territorio amministrativo del comune di Ala. Io non ho altro da aggiungere, se avete domande. Chiedo ai consiglieri se hanno domande di eventualmente alzare la mano, perché se alziate la mano adesso perdete la vista, nel senso che o una o l'altra. Vediamo un altro che Pompermaier si è collegato. Sì, esatto, mi è stato segnalato che il consigliere Pompermaier si è collegato, chiedo conferma. Sì, scusate il ritardo, ho sbagliato l'orario, pensavo fosse le 6:30 e vabbè, scusatemi. Non c'è problema. Comunque ci sono. Se ci sono, benissimo, la ringrazio. Se ci sono domande, mi sembra che la relazione sia stata comunque molto precisa e molto esauriente, però appunto se qualcuno avesse domande, in particolare magari i consiglieri di Ala, se hanno delle note, anche piuttosto che delle domande, degli interventi, volentieri. Presidente, sì, non vedo chi è. Stefano Gatti, sono consigliere comunale di Ala e assessore. Prego. All'urbanistica. Io volevo intanto ringraziare la comunità di Valle per questo intervento che ci risolve dei problemini non da poco, anche perché su quell'area che avete visto dove c'era prima insistente il capannone ex area comunale, lì di fatto è stata ricavata un'area verde con la possibilità di raggiungere anche il torrente, per cui è stato fatto un intervento veramente pregevole che era in contrasto con la norma fluviale, quindi questo ci risolve una bella questione. E parallelamente anche il discorso relativo al capannone, perché effettivamente quella non è una destinazione agricola, ma appunto, come ha precisato l'architetto Piccioni, ha una destinazione residenziale. Quindi ecco, ci tenevo a ringraziare la struttura perché è intervenuta prontamente a risolvere queste piccole incongruenze che erano in contrasto con il nostro PRG e quindi vanno a sistemare appunto
delle situazioni che sul territorio sono presenti e sono reali, ecco. Per cui grazie ancora. Grazie mille. Mi associo, non l'ho fatto prima, l'avrei fatto dopo, ma sfrutto questo intervento per ringraziare il lavoro di tutta la struttura, che è in questo caso puntuale e preciso, ma lo è molto spesso, ecco, è molto meno visibile perché poi magari non ha un'assemblea a cui dare riferimento, ecco, per cui in occasioni come queste mi pare molto importante anche tenere presente questo elemento, insomma, poi anche qui con una piccola vena polemica, magari non sempre poi le comunità di valle vengono citate per questa serie di aspetti, ma più per altri temi, e quindi insomma, ecco, quando si può mi pare opportuno evidenziare questa cosa. Chiederei se ci sono altri interventi. Mi pare di no. Nel frattempo chiedo se la consigliera Astolfi, Alessandra, ha risolto i problemi col microfono, che non vorrei che chiedesse la parola ma non riusciamo a dargliela. Per la votazione. Sì, esatto, per la votazione. Infatti io non la vedo, in questo momento non la vedo. La vedo collegata, ma non la vedo. Aspetta, provo. Eccola, sì. Vive, la vediamo, provi. Muove. La sentiamo lontanissima, ma la sentiamo. Dice di alzare la mano al limite quando la chiamo, dai, che cos'è? Sì, esatto, casomai la faremo alzare la mano, leggeremo un po' il labiale e alziamo la mano, casomai. Colgo l'opportunità per salutare i consiglieri sia Todesco Manuel che Astolfi Alessandra per il comune di Brentonico, che sono new entry, insieme ai consiglieri De Biasi Moreno, Manca di Lucia Sara, che sono i consiglieri invece di Terragnolo, che sono le due new entry di quest'anno, diciamo, in comunità di valle, viste le loro elezioni recenti. Io, se non ci sono altre cose, passerei intanto alla votazione. Vi ricordo che abbiamo anche la votazione per l'immediata eseguibilità, quindi esecutività. Quindi casomai raddoppiamo le votazioni per farla più semplice e veloce. Io, se non ci sono interventi, darei la parola al segretario per la votazione nominale. Va bene. Allora, Gatti Stefano. Favorevole. Zendri Gianfranco. Favorevole. Giovanazzi Manuel. Favorevole. Pilati Marco. Favorevole. Battisti Nadia. Favorevole. Consigliere Zendri, credo abbia il microfono acceso e ci fa un effetto sottomarino. La ringrazio. Todesco Manuel. Favorevole. Astolfi Alessandra. Favorevole. Pompermaier Marco. Favorevole. Manica Andrea. Favorevole. Nicolò Di Franco. Favorevole. Tonetta Massimo. Berti Michele. Riolfatti Alessandro. Favorevole. Zaffoni Mattia. Favorevole. Adami Fabrizio. Non l'abbiamo sentita, consigliere Adami. Favorevole. Grazie. Caglierotti Davide. Martinelli Mattia. Favorevole. Egon Angeli. Favorevole. Mulic Fation. De Biasi Moreno. No, non lo vedo. Lo richiamiamo magari. De Biasi Moreno. Chiamiamo dopo. Sì. Salvetti Andrea. Bisoffi Lisa. Favorevole. Broth Massimo. Non lo vedo. Io. Sì, eccola, non l'abbiamo sentita però?
Favorevole. Grazie. Plazer Massimo. Favorevole. Fumanelli Marco. Beh. Pros Luigi. Favorevole. Allora, provo a richiamare De Biasi Moreno. Sparito. Perché anche non partecipa al voto. Mm-hmm. Adesso rifaccio l'appello per l'immediata esecutività. Gatti Stefano. Favorevole. Zindri Gianfranco. Favorevole. Giovanazzi Manuel. Pilati Marco. Favorevole. Battisti Nadia. Non la vedo io. È sparita. Battisti Nadia. Todesco Manuel. Astolfi Alessandra. Ok, sì, esatto. Pumpermeier Marco. Favorevole. Manica Andrea. Favorevole. Nicolò Di Franco. Non l'abbiamo sentita? Favorevole. Grazie. Tonetta Massimo. Tonetta, lo vedo collegato ma il microfono spento. Eccolo. Tonetta. È favorevole. Grazie. Berti Michele. Favorevole. Riolfatti Alessandro. Zaffoni Mattia. Adami Fabrizio. Favorevole. Caglierotti Davide. Martinelli Mattia. Non lo vedo. No, lo vedo. No, non lo vedo più. Sì, lo vedo, ma non... Microfono spento, consigliere Martinelli. Favorevole. Mi sentite? Grazie. Sì. Egon Angeli. Favorevole. Mullici Fation. Consigliere Mullici. Non lo vedo. De Biasi Moreno, sente? Che mi ha provato a chiamare anche prima. Ma chi è questo? Massimo. Aspetta, Mullici. Sai quella... Sì, consigliere, consigliere, abbiamo il microfono aperto. De Biasi Moreno, c'è? Non lo vedo, era presente anche prima. Salvetti Andrea. Favorevole. Bisoffi Lisa. Favorevole. Egon, anch'io favorevole, ma non mi funzionava il microfono. Grazie, Mullici. Ok, grazie. Allora, Broz Massimo. Presente, eccomi, favorevole, ero uscito. Grazie. Scusate. Plazer Massimo. Okay. Fumanelli Marco. Favorevole. Pros Luigi. Favorevole. Adesso ci mancherebbe a Battisti Nadia per l'esecutività, che aveva votato favorevole alla proposta. Grazie. Favorevole. Grazie, grazie. E De Biasi Moreno, io non lo vedo più, non lo sento più. No. Ecco. Mi sentite? Sì. Adesso sì. No, scusate, ho avuto problemi col microfono, non sentivo più niente. Scusi, devo comunque favorevole. Ok. Grazie. Perfetto, molto. Ok.
Per specifica, favorevole. Consigliere De Biasi, favorevole sia alla modifica che all'esecutibilità? Sì, sì. Favorevole per entrambi. Grazie. 25. Allora abbiamo 26 favorevoli su 26 partecipanti, quindi la modifica è approvata e anche l'esecutività. Arriviamo al secondo punto, in realtà, che sono le varie ed eventuali. Io su questo vi avevo già anticipato un attimino questo discorso che in due parole adesso vi porto. E poi lascerei eventualmente se ci sono altri tipi di intervento, altre domande o altre cose. Ci eravamo visti, mi pare, nel tardo autunno dell'anno scorso, ottobre probabilmente, e avevamo già preventivato per novembre un primo incontro rispetto all'illustrazione del piano della mobilità sostenibile redatto già da qualche tempo dalla comunità nel 2016, cosa che ci era sembrata, avevamo condiviso essere una cosa importante proprio per lo sviluppo di un territorio, uno strumento fatto bene, importante e anche pesante, perché mi pare che sia qualche centinaia di mega il file presente sul gestionale. Dati grafici, sì. Sì, sul gestionale della comunità, che invito tutti, anche i nuovi consiglieri, se non hanno avuto ancora occasione, di scaricarlo e di approfondirlo, perché è un documento che insomma ci tiene tutti insieme e dovrebbe un po' aiutarci nel pianificare un territorio, insomma. E avevamo previsto appunto di dedicare un'assemblea a questo, se non che nel corso del mese di novembre era uscito prepotentemente il tema del quadruplicazione della ferrovia, che in realtà è un raddoppio perché da 2 si va a 4, ma insomma, ecco, in particolare rispetto al tema di Trento e Rovereto. Mi ricordo che in quel periodo, adesso non ricordo esattamente la data, inizio novembre, il presidente Fugatti era stato insieme ai tecnici in consiglio comunale a Rovereto e aveva illustrato il progetto con la possibilità dell'interramento rispetto al tratto cittadino del progetto. Parallelamente, e anche qui senza entrare troppo nei dettagli, avrete seguito il dibattito su Trento, insomma, che è un po' che si protrae. Però ecco, io avevo in quel momento, tra l'altro, ricevuto anche uno stimolo da qualcuno dei commissari, tentato di portare il ragionamento su un altro piano, cioè quello di sostenevo e continuo a sostenere, e penso che sia importante porlo in questi termini, che questa partita non è la partita di Trento e di Rovereto, ma è la partita del Trentino, e che di conseguenza anche per la città di Rovereto, come per la città di Trento, non è sostenibile e non è lungimirante analizzare il progetto solo per quanto riguarda il proprio territorio, ma che ci sia bisogno di un'analisi completa del tratto. È chiaro che poi né Trento né Rovereto e né ciascuno dei singoli comuni può fermare un tracciato che parte da Copenaghen e deve arrivare a Palermo, questo è chiaro, ma proprio per questo studiare come questo tipo di infrastruttura può meglio conciliarsi con lo sviluppo di un territorio a me sembra importante, e ritengo tuttora che non sia attraverso l'interlocuzione e spostando la linea di un metro da una parte o la linea di un metro dall'altra in funzione di chi è l'interlocutore che riusciamo a risolvere i problemi. Quindi abbiamo cercato in più modi, sia attraverso un dialogo con la provincia, sia attraverso un dialogo tramite la provincia, con RFI, di portare a un tipo di ragionamento che ci illustrasse quali sono i percorsi. Su questo io ammetto il fallimento totale del mio operato, nel senso che non siamo riusciti a avere una risposta, un po' perché ci sono delle procedure in atto, alcune procedure tra l'altro con fasi anche di segreto istruttorio che ci vincolano parecchio, e quindi siamo un attimino in stand by su questo, il che non vuol dire che non stiamo tenendo un'attenzione, un focus insomma su questo tema, cercando di analizzarlo, come abbiamo sempre detto, con le competenze che ci hanno dato come assemblea, quindi fondamentalmente poco e nulla, però allo stesso tempo provare a svolgere questo ruolo che non sia solo appunto un ruolo così di arbitri di alcune partite, ma che sia anche un ruolo che provi a costruire una condivisione di pianificazione territoriale. Detto questo, il fatto di non essere riusciti a far questo ci riporta al punto di partenza, quindi avevamo detto di partire dal piano della mobilità sostenibile, quindi proviamo a ritornare al piano della mobilità sostenibile. In questo appunto abbiamo avuto un'interlocuzione
Con il generale Vesani? Esattamente, con il generale Vesani, e magari su questo lascio di nuovo la parola all'architetto Piccioni, solo per quelle due cose che ci siamo scambiati con, appunto, con Avesani. Sì. Sì, allora nel 2016 è stato appunto approvato dalla parte della comunità il piano sulla mobilità sostenibile, in particolare con particolari approfondimenti in tema di ciclabilità. Il piano era costituito da una parte analitica che faceva un po' il punto della situazione di quelle che era la rete infrastrutturale attuale, e individuava sul territorio una serie di potenziali interventi di potenziamento, di miglioramento, al fine di creare comunque insomma una fluidità e la possibilità di connessione più organizzata e più organica e più funzionale sul territorio rispetto a quello attuale. Questo tipo di piano è stato fatto in continuo collegamento con i competenti uffici provinciali, i quali poi hanno fatto proprio insomma questo piano e hanno anche declinato all'interno del programma provinciale la realizzazione di alcuni interventi. Una delle finalità del piano era quella di andare a individuare, anche per poter poi avere una declinazione all'interno di quello che era il fondo strategico, cioè un finanziamento che andava appunto a sostenere i costi di queste opere, individuare insomma all'interno del territorio lagarino una serie di interventi possibili e distinti per comuni, che sono stati appunto anche organizzati con delle schede puntuali sulle singole amministrazioni, e a fronte di questo scenario che individuava una serie di ipotesi, andare poi a individuare, vista chiaramente il contingente economico che era disponibile, quelle che avevano una priorità maggiore rispetto ad altre, quindi quelle che non si esaurivano in un intervento puntuale, ma che creasse rete, che avesse delle determinate caratteristiche, eccetera. E alla luce di queste evidenze sono stati poi anche attivati degli ulteriori approcci progettuali, in particolare sulla destra Adige e dei comuni di Volano, Cagliano e Besenello, che appunto stanno declinando sul loro territorio alcuni di questi interventi. L'ingegnere Vesani, appunto, che è stato contattato, ha detto che lui dà la sua disponibilità. Adesso dovremo appunto stabilire in che data, comunque se gli diamo un po' di preavviso, lui si organizza e viene, e quindi potrà un po' illustrarvi i principi che stanno alla base di questo piano, legato appunto alla sostenibilità, eccetera, e vi darà un po' un quadro di quello che è l'assetto attuale e quelle che sono le potenzialità di sviluppo di queste infrastrutture. E quindi sarà oggetto di un altro incontro dove appunto potremo confrontarci su queste tematiche. Grazie mille. Se su questo ci sono interventi, so che più di uno di voi è interessato al tema, se non altro anche per le competenze che riveste nell'amministrazione. Sì, scusa, volevo intervenire io, se è possibile. Certo. Nulla, volevo, Berti di Nogaredo, volevo ringraziare la comunità perché ci ha dotato di uno strumento veramente importante. E noi in Destra Adige l'abbiamo utilizzato molto proprio come punto di partenza, come punto di inizio di un percorso tra amministrazioni comunali, appunto per immaginare una rete ciclabile della Destra Adige Lagarina. E chiaramente un ringraziamento anche ad Avesani che ci ha affiancato in questo percorso. È uno strumento importantissimo che sono contento appunto che venga condiviso anche con tutti gli altri consiglieri, perché dà degli stimoli importanti al ragionamento sulla mobilità sostenibile. Noi chiaramente siamo partiti da lì, abbiamo innestato altre problematiche, altre visioni, anche perché appunto erano cambiate anche le amministrazioni, per cui alcuni interventi sono stati rivisti, rimodulati, eccetera, e quindi comunque è un punto di partenza importante per qualsiasi tipo di ragionamento sulla mobilità sostenibile. Una cosa che magari sottolineo per noi, che è emersa appunto dal tavolo della mobilità, si parlava di PNRR, è proprio l'elemento di congiunzione tra la Destra Adige e il Rovereto, quindi la possibilità di avere un collegamento ciclopedonale che riesca ad utilizzare delle risorse per
cambiare veramente il modo di spostarsi da una parte all'altra, anche perché appunto già nel 2014 il piano della mobilità evidenziava come il traffico, insomma la congestione di traffico a livello di Vallagarina è per l'80% interno, e quindi un collegamento che permetta a qualche migliaio di veicoli di, come dire, spostarsi su un tipo diverso, no? Quello che si chiama il modal shift, è fondamentale, insomma dobbiamo lavorare tanto anche su incentivare proprio un cambio di mentalità, però ricordo sempre che la bicicletta si usa quando è veloce, comoda e sicura. Quindi vi ringrazio per il grande lavoro che è stato fatto in Comunità di Valle con questo, col Biciplan, e niente, insomma cerchiamo di portare avanti insomma questi stimoli che abbiamo ricevuto. Grazie. Ringrazio l'assessore consigliere, in questo caso Berti, insomma, per l'intervento, e insomma lo ringraziamo anche per il suo lavoro, perché abbiamo un po' avuto modo di approfondire e ci sembra molto interessante l'approccio. Come dicevo prima, è chiaro che, parafrasando un detto, una ciclabile in Destra Adige muove anche tutta una fa cadere ponti a Tokyo, no, per scherzo. Però sì, nel senso che ci sono una serie di ricadute quando tocchiamo questi elementi, che non possiamo più, secondo me, se mai l'abbiamo fatto, pensare di governare come singoli territori. È chiaro che, guardate, io faccio un esempio molto semplice perché mi tocca, ma il sottopasso della ferrovia pedonale che permette agli studenti di uscire non più verso Corso Rosmini ma verso Via Zeni a Rovereto cambia la mobilità anche per chi in quel momento deve attraversare Via Zeni per andare a sud, perché si trova treni di studenti che attraversano una alla volta. Come dire che a volte delle cose molto comode e giuste interallacciano, perché poi siamo molto interconnessi, e quindi ecco, anche qui, come poi ricolleghiamo questo accesso della stazione da quel lato con una ciclabile da Destra Adige è un tema, anche questo, insomma, rimanendo collegati a quello che diceva il consigliere Berti, ne abbiamo parlato anche appunto con l'assessor Mignucchi e siamo un po' in collegamento, però ecco, è proprio in questa ottica collegata e trasversale che ci si può permettere di sviluppare alcuni ragionamenti. E permettetemi, è anche questo il ruolo della comunità, ecco, se poi questo viene un po' meno diventa un po' più difficile fare certi tipi di ragionamenti, per cui ecco, speriamo che questo venga tenuto presente anche nelle future interlocuzioni rispetto al disegno di legge di riforma delle comunità. Ecco, io non so se ci sono altri interventi. Bene, allora, sottolineando anche l'efficienza con cui questa assemblea si è espressa, vi ringrazio e vi aggiorneremo appunto a breve, appena avremo la disponibilità stabilita con Avesani per questo incontro, che, come torno a dire, cercheremo di fare in presenza, quindi vi chiederemo uno sforzo in più, però penso che sia il caso, insomma, dai, e sia anche un buon auspicio verso situazioni un po' più tranquille, visto che qui stiamo facendo l'elenco delle cose che sono successe negli ultimi 3-4 anni col segretario e dicevamo, insomma, ecco, normalità non ne abbiamo vista molta, speriamo ecco che sia l'auspicio di una nuova normalità e che si accompagna anche a un clima un po' più sereno e di pace, mi viene da dire, perché insomma su questo tanti dei nostri discorsi perdono un po' di importanza rispetto a quello che vediamo accadere nel mondo, ecco. Quindi beh, insomma, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera. 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 Grazie. Buonasera a tutti.